Vogliamo ringraziare il Signore di poter celebrare anche questa Eucaristia qui in questa Chiesa come termine di tutte le feste natalizie, Epifania, c'è il proverbio che dice, no? Ogni festa porta via. Però è importante avere fatto una riflessione su questo tempo di Natale e anche vedere noi in questi giorni che cosa abbiamo guadagnato, che luce abbiamo ricevuto, che sapienza, perché sono solennità grandi e anche è importante portare con noi un valore, crescere nella nostra vita cristiana. Oggi in tutta la Chiesa si è celebrata l'Epifania. È molto importante tenere presente come l'Epifania, che è il valore cristiano di questo giorno, cioè la manifestazione di Gesù alle genti, che è il dono più bello che Dio poteva fare a tutti gli uomini. Gesù che viene nel mondo per salvarci, lui che muore in croce per dare la vita per noi e per risorgere e dare a noi la risurrezione. E questo occorre manifestarlo, ecco, manifestare il valore di Gesù Cristo, il mistero di Gesù Cristo, l'importanza di Gesù Cristo. Prima gustarla noi, poi, certo, per l'esperienza, manifestarlo anche agli altri. Anche se nel mondo prevale molto l'altro concetto, no? Quello della Befana, che non è male, ma non è un concetto, diciamo, religioso. Una volta si era più religiosa, era più familiare, diciamo, più intimo. In ogni modo, non disdice niente che questa festa possa avere anche questa terminologia, no? La Befana. Tutti conoscono la Befana e pochi conoscono l'Epifania. Ecco, allora è bene per noi scoprire il doppio valore, no? L'Epifania è il valore cristiano, il valore di Dio che si manifesta, un dono importantissimo, e la Befana invece che è cosa molto buona farla, anche se alle volte siamo troppo dispendiosi, però è un gesto bello, specialmente per i bambini. Ecco, questo teniamo presente perché non si riduca che queste feste, come altre feste, l'atteggiamento, diciamo, sociale o pagano o umano possa essere solo quello, al posto anche di quello religioso. Ecco, questo tanto per avere le idee chiare e poi anche per chiedere perdono al Signore proprio di tutti i nostri peccati. Quante volte siamo pieni di umano, siamo pieni di paure, anche di materialità e ci dimentichiamo di Dio. È sempre lo stesso principio. Ecco, allora all'inizio di questa Eucaristia proprio chiediamo al Signore che ci perdoni sempre tutti i nostri peccati. Dal libro del profeta Isaia. Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce. La gloria del Signore brilla sopra di te, poiché, ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli, ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda, tutti costoro si sono radunati e vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te. Verrà a te la ricchezza delle genti, uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Madia e di Efa. Tutti verranno da Saba portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore. Parola di Dio. Grazie a Dio. Ti
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. O Dio, affida al Re il tuo diritto, al figlio di Re la tua giustizia. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna e domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. Ti adoreranno, i re di Tarsis e delle isole portino tributi, i re di Saba e di Seba offrano doni, tutti i re si prostrino a lui, lo servano tutte le genti. Perché egli libera il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. Abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del mistero della grazia di Dio a me affidato a vostro favore. Per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero. Esso non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni, come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito, che le genti sono chiamate in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. Parola di Dio. Abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorare il Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea al tempo di Re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Le risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, essi partirono ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una grande gioia. Entrati nella casa, videro il bambino e con Maria, sua madre. Si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. No, 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 no.
anche questa festa, l'Epifania nel senso cristiano, possa portare a noi veramente una luce grande e anche che aumenti la nostra sapienza, la nostra conoscenza di Dio, perché è importante conoscere. In fondo l'Epifania vuol dire manifestarsi, no? Dio che si manifesta a noi, Dio che si fa conoscere a noi, Dio che vuole vivere con noi sempre e far sì che il nostro vivere sia quello che pensa Lui, che è il suo volere, la sua volontà. Ecco, la centralità di Dio nella nostra vita è molto importante. E naturalmente siamo in tempi in cui questa centralità è poco sentita. Si fa tanto esteriorità, stasera anche chissà, o ieri sera, non so, l'uso di bruciare questo grande falò impegna tantissimo tempo nel prepararlo, tanta festa e bagurdi per festeggiarlo, e poi ecco, rimane il fumo, ceneri e fumo, non rimane altro. Invece la celebrazione di Epifania per noi non deve essere tanto un fuoco che fa fumo e che dopo rimane cenere e fumo, ma l'Epifania è proprio risentire in noi, riscoprire in noi la presenza di Dio che vuole vivere con noi. Perché ricevere e ascoltare Dio nel nostro vivere quotidiano è quello che dà senso a tutta la vita, tutto. Tutto ha valore proprio per ciò che si realizza in noi da Dio. E faciliterebbe anche tante, tante occasioni, tanti problemi, perché altrimenti noi ce ne facciamo tanti, con la paura, con l'ansia, anche con la nostra determinazione, che alle volte è violenza, è prepotenza, è furberia. Ecco, il Signore è venuto per cancellare tutta questa cosa. Viene a dirci non seguire quella strada. Ascolta me, anche se costa un po' di fatica all'inizio, però ti fa un uomo maturo, ti fa una donna matura, saggia, sapiente. Ecco, noi vorremmo tutto liscio, che tutti ci ascoltassero, che tutti ci dicessero o dessero ragione. Non è quella la vita. La vita è donare. Donare anche se non è ricevuto. Donare anche se non è compreso. E donare amore, misericordia, che è il messaggio che Gesù Cristo è venuto a portare. Non è venuto per fare la passeggiatina, è venuto per ridare a noi la possibilità di amare, quella che ci viene data nel battesimo. Nel battesimo riceviamo lo Spirito e la capacità di amare. E questa capacità di amare solo Dio ce la dà. Ecco che allora Dio si manifesta a noi. Pensate un po' a ciascuno di noi, come siamo, senza problemi. Ecco, pensiamo un po' a noi con chi stiamo. Diamo ancora zonzo? Diamo ancora i capricci? Diamo ancora ho ragione? Siamo ancora pieni di paura, di ansia perché le cose in famiglia non vanno come piace a me? Ecco, il Signore non viene a rimproverarci, viene a dirci, guarda che non è bene far così. La strada giusta è proprio quella di guardare Gesù Cristo, che è crocifisso ma che è risorto, guardare a Dio che è un padre che ci viene a dare la sapienza e ti dice, fidati di me, non aver paura. Ho in mano te stesso, te stessa, ho in mano i nonni, i genitori, ho in mano i figli, tutti quanti ho in mano io. Non affannarti, non angustiarti, non voler essere felice solo se gli altri fanno come piace a te. Invece entra in te con signoria e dona quel rispetto verso le idee e le persone di tutti. Hai tutto il diritto di dire la verità, però con rispetto, con amore, senza imporla, se no diventa prepotenza. E quindi ci dà una saggezza incredibile. E questa saggezza di tutto il periodo natalizio è proprio la saggezza che mette un po' le basi per prepararci poi alla Pasqua. Perché lo scandalo è proprio il Venerdì Santo.
come un Dio che muore in croce, un Dio fallito, un Dio che è ucciso dall'uomo. Ecco, noi questo non l'accettiamo nel nostro vivere quotidiano. Ecco perché soffriamo tanto, perché non siamo stimati, non siamo benvoluti, perché forse non siamo amati come vorremmo noi, non siamo ascoltati, e allora tutto sembra crollare. Invece Dio ti dice: no, non sta a affannarti, guarda a me, abbi fiducia in me, lascia fare a me, che io dopo sistemo ogni cosa. Ecco, Dio vuole donarci questa fiducia, questa fede, donarci, perché allora di fronte a ogni fatto rimaniamo sereni, che non è indifferenza, è sapienza, la sapienza di Dio, che ci mettiamo nelle sue mani perché sappiamo che Dio provvede. Vedete come anche i re magi che vanno hanno incontrato difficoltà, hanno incontrato incomprensioni, hanno incontrato difficoltà come tutte le vite, però Dio li ha condotti là dove doveva andare. Pensate, si è servito di Erode, proprio di questo che voleva uccidere il bambino, e sarà proprio lui che dà le indicazioni precise: a Betlemme è nato il bambino. Ecco che questo ci riempie di gioia nel nostro vivere quotidiano. Ecco, la stella non è una cosa così fantasiosa, non è una cosa così per aria, no. La stella è proprio Gesù Cristo, lo Spirito Santo, il Vangelo, che ci illumina per trovare Dio che è Padre. E naturalmente, trovando Dio che è Padre, trova tutta la Trinità, Gesù e lo Spirito Santo. Perché? Perché sono quelli che possono darci veramente la vita. Domani noi celebriamo il battesimo di Gesù e coincide quest'anno proprio questo seguito di feste, 3, 3 e 2, che può avere un significato anche importante, 3, 3, 6 e 2, 8. Il numero anche, i numeri per Israele avevano un'importanza grande. Poi tutto unite così, non succede, succede raramente. Quello che è importante, ecco, domani con il battesimo è, diciamo, l'inizio della vita cristiana. È l'inizio. E viene posto appositamente alla festa del battesimo dopo l'Epifania, proprio perché con l'Epifania finisce il periodo natalizio e inizia invece la vita. Quella vita che ci viene guadagnata col mistero pasquale della Pasqua. Il mistero pasquale l'abbiamo ricevuto nel battesimo, quando il sacerdote immerge il bambino nell'acqua oppure sparge l'acqua sul capo del bambino, dice, è proprio la formula, no? Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, come aveva ordinato Gesù Cristo. E in quel momento entra nella persona lo Spirito Santo e la capacità di amare. Questi due doni grandissimi che li abbiamo persi col peccato. Il peccato ci impedisce di avere lo Spirito, ci impedisce di amare e crea tutti i problemi, tutte le sofferenze. Ecco il motivo allora anche di gioire. Gioire perché Gesù ci ha guadagnato tutto questo. Il dono del battesimo è fondamentale per la vita nostra. Ecco perché abbiamo da pensare al battesimo, per poi viverlo quotidianamente. Vivere con spirito, vivere con amore, è vivere il battesimo, vivere da risorti. Ecco, dopo, se anche il tempo ce lo permette, faremo questo giro fuori nel prato per benedire il mondo. Un segno molto bello dopo l'Eucaristia, dopo l'adorazione, uscire in mezzo alla natura per benedire l'umanità. Un gesto semplice, però se lo facciamo con fede, è dire: in questo Gesù, in questo Cristo che porto in processione, questo è il mio Dio, questo è il mio Padre, questo è quello che mi ha salvato, questo Dio è quello che mi ha donato lo Spirito. E questo ci fa gioia, perché è la fortezza del nostro vivere quotidiano. Anche in famiglia, chi ci aiuta a vivere in famiglia?
specialmente ai nostri tempi, che è così tormentata. Solo Dio, solo Gesù Cristo. Da soli, come facciamo a vivere noi la nostra vita con tutte le paure che ci incutono? Se guardiamo a Gesù Cristo, quello ci aiuta. E Gesù Cristo che si manifesta a noi ci dice: coraggio, ci sono, non avere paura. Ecco, vogliamo proclamare il credo con fede, non così dicendo parole solo, perché le sappiamo a memoria. È la più bella preghiera per chiedere la fede, perché ci parla del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, di questa Chiesa che ci trasmette la verità, che è sempre la Trinità, l'amore di Dio Padre, svelato in Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Eleviamo anche la nostra preghiera al Signore. Io vi invito proprio a formulare una preghiera dentro il vostro cuore, anche per esprimerla dopo al Signore. È un momento di fede, un momento di testimonianza. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, oh Signore. Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo per tutti i cristiani che sono nel mondo, perché possano veramente riscoprire Dio che è Padre, Gesù Cristo che è nostro Salvatore, lo Spirito Santo che ci dà la forza a vivere la nostra vita cristiana. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Sentiamo a Dio tutte le sofferenze del mondo. C'è tantissima sofferenza nel mondo, anche in noi, nelle nostre famiglie. Ecco, presentiamola a Dio perché Lui possa illuminarci, possa anche guarirci, possa anche risanarci, possa donarci la forza per affrontare ogni situazione. Preghiamo. Preghiamo per la pace nel mondo, per la pace in noi stessi, nelle nostre famiglie. Quanta pace abbiamo bisogno. E Dio solo, Gesù solo può darci la pace, col suo amore e col suo spirito. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Chi desidera innalzare una preghiera lo faccia, che tutti insieme lo sosteniamo. Ecco, prima di ricevere la benedizione con Gesù Eucaristia, anche noi
vogliamo ricevere anche questa sera l'unzione, che è una benedizione, con il nardo di Gerusalemme, anche per stare in comunione con questa nazione, la Palestina, che è il luogo dove è nato Gesù, dove è vissuto Gesù, dove lui ci ha trasmesso tutto il suo messaggio di amore. Il Natale in modo particolare, che unisce Betlemme con tutta l'umanità, con tutta la cristianità. Ci sarà dopo il momento della Pasqua ancora più intenso. Ecco, questa unzione viene chi vuole a riceverla, sarà data sul volto, segno di croce, proprio perché sia una benedizione che chiediamo al Signore per noi. In comunione con queste terre di Betlemme, di Gerusalemme, di Cafarno, di Nazareth, di tutte quelle altri paesi, luoghi dove Gesù è nato. Una comunione che ci dia vita, che ci dia spirito, che ci dia anche amore. Anche questa riceviamola proprio come una benedizione, con l'olio di nardo profumato che la Maddalena usava con Gesù. Ungerlo e anche a tanti altri gesti che faceva. E facciamolo proprio stile di preghiera. Domani è domenica.